Welcome back to Tompadula TV. This is the second segment of program 3. In this segment, there will be Mariano Coreno first, and then I will read a poem by Giovanni Pascoli called Le Ciaramelle, The Bagpipes. Enjoy the second segment. Eccolo qua. Ho trovato una sua poesia oggi, di tanti anni fa, e gli ho chiesto di leggere. Però Mariano... Sì. C'è qui un email che dice: salve Mariano, come anticipato per telefono da questa domenica mattina trasmetteremo una serie curata dal professor Francesco De Nicola, autore del libro Letteratura Italiana ed Emigrazione. Ricorda? Fu proprio lei a parlarmene e io ho seguito il suo consiglio contrattando il professor De Nicola, una persona squisita davvero. Dunque ci saranno 8 puntate dedicate ciascuna ad uno o più autori italiani e le preannuncio che nella puntata finale ci sarà anche lei. L'appuntamento è per domenica mattina nel programma delle 8 AM 93.1 FM. Metteremo la serie anche in podcast alla pagina www.sbs.com.au/italian. Ok, spero le piacerà. Un caro saluto e buone feste, Roberta Buccomino. Allora, hai ricevuto un bel email perché Mariano si dedica veramente alla letteratura italo-australiana e quella locale, perché scrive a tutti in tutto il mondo e quindi è riconosciutissimo. Non dovete fare altro che andare su Google e scrivete Mariano Coreno, c'è solo lui, pagine, pagine, pagine. Ecco, bravo. Auguri Mariano. Adesso non esageriamo. No, come ha accennato Tom, ogni domenica mattina la SBS Radio trasmette un programma Scrittori Italiani dell'Emigrazione, perché è uscito fuori un libro, finalmente, che parlano di noi artisti italiani che sono dovuti andare all'estero, e all'estero non hanno fatto solo costruzioni e pizze, ma hanno anche scritto, e che questi scritti dei poeti, scrittori italiani all'estero, in tutto il mondo, valgono qualcosa, perché riflettono una vita, un'esperienza vissuta. Quindi era importante, e finalmente è arrivato il momento che anche gli altri sentano la nostra voce. Quindi vi raccomando, la domenica mattina alle 8, SBS Radio. Questa è una serie che dura 8 settimane. Quindi questa mattina hanno fatto il primo episodio e quindi ci sono ancora altri 7 episodi. Avevi il tempo di seguire queste trasmissioni culturali. E siccome Tom ha trovato in qualche cassetto una poesia che io ho scritto nel 93, lui è il mio impresario, no? Una poesia scritta nel 93, pubblicata dal giornale La Fiamma, come vedete qui c'è anche scritto, poesie della settimana. Quindi allora io mi appresto a leggerla, perché altrimenti quindi Tom non è contento, l'ha ritrovata, lo devo ripagare di questo sforzo. Sento frusciare le ore mentre l'uomo stanco ed avvilito al tramonto fissa il sole, ricordando la storia del suo lontano e breve amore. Il bastone a quale si appoggia subito muta aspetto, quasi fiorisce come d'incanto al mio improvviso cospetto. Sento frusciare il vento delle ore. Natale bussa alla porta ed entro in compagnia dell'uomo col bastone, che sorride come allegro Platone. Sotto la bianca barba, duplicazione segreta di un isperato segno d'amore. Natale qui con noi,
festivo giorno che mia madre trascorre specchiandosi negli occhi dei suoi 10 figli. E 10 figli sono Natale di vita e di amore. Buon Natale! Grazie Mariano, grazie Mariano. E adesso voglio ricollegare i nostri poeti a Italo australiani con un grande poeta italiano che si chiamava Giovanni Pascoli, uno dei miei compagni delle classi elementari in Italia. E quindi le ciaramelle, vogliamo sentire le ciaramelle, che cosa sono, quelle come le zampogne sono, però diverse, le zampogne, le ciaramelle, devono ritornare, questo è lo spirito di Natale. Udì tra il sonno ciaramelle, ho udito un suono di ninna nanne. Ci sono in cielo tutte le stelle, ci sono i lumi nelle capanne. Sono venute dai monti oscuri le ciaramelle senza dir niente. Hanno destata nei suoi tuguri tutta la buona povera gente. Ognuno è sorto dal suo giaciglio, accende il lume sotto la trave, sanno quei lumi d'ombra e sbadiglio di cauti passi di voce grave. Le pie lucerne brillano intorno, là nella casa, qua sulla siepe, sembra la terra, prima di giorno, un piccoletto grande presepe. Nel cielo azzurro tutte le stelle paion restare come in attesa ed ecco alzare le ciaramelle. Bravo, eh? Questo ci fa ricordare l'Italia, i poeti italiani, quei grandi veramente, però adesso vogliamo ritornare. Adesso qui abbiamo creato il Babbo Natale. You've been watching Tom Padula TV. Stay tuned for this final segment of Program 3.